Ladies and gentlemen. Ciao Pupe Lega Nerd e bentornato su Popcorn Time, la vostra rubrica del giovedì che vi porta a spasso tra le uscite cinematografiche della settimana. Io sono Gabriella e questa settimana ho in serbo per voi ben due titoli delle uscite cinematografiche più attese di questo 2017. Pronti a iniziare? La settimana si apre con il leggendario King Arthur, film in stile slapstick del regista Guy Ritchie e con protagonista il bellissimo dannato motociclista Charlie Hunnam. Quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Artù riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità, che gli piaccia oppure no. Ah, Charlie, Charlie, quante emozioni che ci regali! Hello! Dai cavalieri della tavola rotonda al profondo spazio. Ridley Scott torna a dare vita ai nostri reconditi incubi. Sì, sto parlando proprio di Alien Covenant, secondo capitolo della nuova trilogia prequel del franchise Alien. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato, che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L'unico abitante è il sintetico David, sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus. Ma quali sono le reali intenzioni di David? E quali sono i pericoli di questo luogo misterioso? Adesso, bando alle ciance e diciamoci la verità. Il vero eroe che non è stato mai davvero elogiato del cult Alien non è Ripley, ma il bellissimo Jonas. E da un grande regista come Scott passiamo a un altro. Il criptico Terrence Malick ritorna dietro la macchina da presa, questa volta con un nuovo, sempre più poetico, film Song to Song, con protagonisti Rooney Mara, Natalie Portman, Ryan Gosling e Michael Fassbender. BV è un musicista che cerca il successo con l'aiuto della compagna cantautrice e del suo produttore Cook. Tra i tre si stabilisce un legame che va oltre il semplice rapporto professionale e che coinvolge presto anche la giovane cameriera Rhonda. Nasce così una relazione intima e passionale, in continuo bilico tra amore e tradimento. Diciamolo pure, Michael Fassbender è il prezzemolino di questa settimana. Ma come si fa a volergli male a Fassbenderone nazionale? Concludiamo questo weekend cinematografico con una commedia francese che a poche settimane dall'uscita di Moglie e Marito ripropone la switch comedy in chiave molto innovativa. Sto parlando di Qualcosa di troppo della bravissima Audrey Dana. Fresca di divorzio, lontana dai suoi figli una settimana su due, Jean non vuole più sentir parlare di uomini. Ma un giorno la sua vita prende una svolta totalmente inaspettata. A prima vista nulla sembra essere cambiato in lei, ad eccezione di un piccolo dettaglio. Questo dettaglio dà il via a situazioni sempre più buffe e che porteranno la nostra protagonista a cercare di superare questa situazione a dir poco singolare. Sti francesi, che mattacchioni! E anche per questa settimana Popcorn Time è giunto al termine. Una settimana dai titoli molto ghiotti e che si lasciano soprattutto guardare. Signore, ci siamo capite. Se questo video vi è piaciuto, io vi ricordo di spolliciare in su, spammate la motore e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Popcorn Time. Ciao! E come sempre, ah no, mi sono dimenticata, come sempre, che poi si dice Charlie Hunnam, è Hunnam, Hunnam, quel del... presa, la presa, diciamo, ah no, allora, sì, la rifaccio. 42 N-R-D.